presidente regionale della Confartigianato Piemonte, prima di questa serata di premiazioni e di orgoglio per i prodotti della provincia di Cuneo e del Piemonte. Non è una serata solo di premiazione, è una serata di presentazione di un percorso sensoriale di gusto e di cultura in cui, incernierando l'iniziativa sui nostri anni tematici, celebriamo la persona che sta dietro il lavoro, la persona che sta dietro la materia, la persona che con la sua cultura e con la sua educazione trasforma un prodotto, in questo caso i ristoratori, in questo caso i cuochi, e lo pone all'attenzione, al gusto, all'assaggio, alla sensazione, al desiderio del pubblico, facendo cultura, facendo gioia e regalando tutta la bellezza che nella cucina piemontese c'è e che dovrebbe essere espressa di più e meglio. Quindi un percorso a 360 gradi e sensoriale, verrà presentato da un ospite d'eccezione che è il dottor Raspelli, assolutamente. Beh, vedete, l'iniziativa di oggi ha proprio questo taglio, non è un'iniziativa accademica, è un modo gentile in cui noi ringraziamo la nostra terra e i suoi maestri della cucina per tutto quello che ci danno e li celebriamo attraverso questa presentazione con la quale si inizia una strada in cui sono già conosciuti, ma la gente li conoscerà ancora un po' di più. Infatti questa, ricordiamo, è soltanto la prima serata, quella che dà l'inizio, poi ne seguiranno altre 12. Saranno 12 serate, una per mese, una per zona della nostra associazione territoriale. In ogni zona ci sarà uno di questi ristoranti con uno chef, un cuoco che ci presenterà il suo modo di interpretare la materia della sua terra, della sua zona, e quindi ogni volta sarà un momento culturale di gioia, di sensualità, di sensazione importantissimo.